fondamentale per la sopravvivenza è la limitazione nello spazio-tempo entro cui l'organismo è chiamato a vivere. In pratica, meno variabili si incontrano e più semplice è il compito di sopravvivenza da risolvere. Per far questo è chiaro che naturalmente ogni organismo deve muoversi da quella che può essere la tana, diciamo, per capirci subito, di stasi, di vete, di sicurezza, e quindi deve appunto esplorare le risorse nell'ambiente da cui ricavare l'energia per la sopravvivenza. Appunto, risorse che però costano chiaramente rischio e quindi anche probabilità di non sopravvivenza. La condizione fondamentale, quindi, per acquisire potenzialmente più probabilità è quella di limitare al massimo, come dire, lo spazio e il tempo di questa esplorazione dell'ambiente, ovvero la garanzia di poter ritrovare anche in un ambiente esterno al nido, alla tana, situazioni previste, già conosciute. È chiaro che consente al singolo organismo di accrescere, di espandere le sue probabilità di sopravvivenza. Tutto questo è chiaro che negli organismi non avviene in termini di architettura intenzionale, è semplicemente sempre la come dire, emergenza del meccanismo dell'evoluzione che fa sopravvivere effettivamente gli animali che mettono in atto procedure di questo tipo qua. Quindi il primo atto propriamente è quello del separare il bene dal male, quello che è pericoloso da quello che in qualche modo rende sicuri, anzi rafforza. Il secondo atto per l'organismo è quello di limitare lo spazio, diciamo, di sopravvivenza. Tradotto nella consapevolezza dell'Homo sapiens, questo significa che l'uomo appunto comincia a creare una intenzionale codificazione in termini di finito, non finito, insomma definisce sia, è chiaro, l'inizio in termini materiali, gli spazi di movimento, fino a costruire anche muri, elementi di separazione appunto tra il non finito e il finito, l'interno che protegge l'esterno che viene visto come pericoloso, e sia in termini psicologici, diciamo, anzi, come dire, analogici, come capacità di codificare proprio tutte le realtà in termini di finito, non finito. In fondo anche il linguaggio non è altro che un finire l'indefinito. Inventare un nome con cui diciamo acqua, è chiaro che si dà, con questo si dà la possibilità di mettere insieme tante situazioni oggettivamente diverse, che so, l'acqua che scorre in un torrente, l'acqua di un palude, l'acqua che viene dal ghiaccio, e quindi anche il liquido che ritroviamo, che so, quando esce da un corpo sudato, e appunto c'è più facilità nell'avere possibilità di risposte. Finire, definire la variazione degli elementi che sono non finiti, che cambiano nella realtà, consente di acquisire un controllo maggiore in termini di risposta rapida e efficiente di sopravvivenza. In sostanza, il finito, il fare qualcosa di limitato, è quello che consente all'Homo sapiens di acquisire sicurezza. Quindi non solo la tana, la casa, ma anche appunto lo spazio della tribù, la pianta, diciamo, in più o meno reale di uno spazio di movimento, di sopravvivenza, e quindi appunto inevitabilmente scambiare questo per la realtà e tutto il resto, il non finito, per errore o per qualcosa di non classificabile immediatamente, che non rientra nel codice, e quindi
elemento di disturbo, rumore in sostanza. Quindi definire consente la costruzione dei codici e appunto tutta la vita dell'Homo sapiens è nient'altro che a questo punto linguaggio che nasce da separare, costruire categorie come la semantica insomma del mondo e appunto combinarle poi in forma di prevedibilità come appunto definiti elementi che si ripetono con qualche variabile secondaria ed elementi comuni, insomma quello che nel cervello è il frame, diventa appunto nell'operazione reale finito. Così quindi anche nella vita, diciamo, della sopravvivenza è preferibile l'abitudine, cioè la ripetizione, che appunto consente di avere elementi finiti a portata di mano. Insomma, anche oggi, nel momento di stress, nel momento di insicurezza, si va sul certo, sul sicuro, ovvero sul finito di qualcosa che ben si conosce e che si pratica magari in modo automatico da tempo. Quindi lavare i piatti, invece che stare a riflettere su il matrimonio che sta andando in fumo e così via, andare in bici invece che preoccuparsi per l'andamento del governo, significa che noi in quel momento riusciamo a isolare, come dire, lo stress, lo allontaniamo e acquistiamo la sicurezza, la tranquillità del ripetere qualcosa di molto limitato. In poche parole, è più facile vivere in modo tranquillo, con l'abitudine, la ripetizione, il finito, che non affrontando quotidianamente il non finito, perché ogni volta è dubbio, decisione da prendere, stress, e quindi chiaramente nel limite possibile da evitare. Tradotto ancora nel linguaggio di certi filosofi contemporanei, il pensiero veloce è appunto pratica del finito, il pensiero lento è acquisizione, accettazione del non finito.